La provincia di Salerno ha rinviato a data da destinarsi la gara relativa al primo lotto dei lavori per il ripascimento del litorale di Salerno. Il primo stralcio, riguardante il tratto compreso fra la foce del Picentino e Magazzeno, doveva essere aggiudicato lo scorso 26 ottobre, ma è stato rinviato dopo la diffida presentata da Italia Nostra e Sinistra Italiana per la non conformità del progetto alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale. Un'occasione per gli enti e le associazioni che hanno contestato il progetto iniziale, considerato troppo impattante dal punto di vista ambientale, per provare a fare approvare le modifiche presentate in varie sedi. È un punto di riflessione, non è una vittoria, perché il responsabile del procedimento ha sempre avuto un atteggiamento molto ostile verso quanti proponevano delle alternative e verso quanti anche dal territorio richiedevano che venisse osservata le raccomandazioni via. Tant'è che nel 2014 c'era stato un consiglio comunale a Ponte Cagnano dove veniva richiamata questa prescrizione e il consiglio all'unanimità aveva approvato questa mozione che era stata proposta dall'allora consigliere comunale Giuseppe Lanzano, attuale sindaco. Quindi poi c'è la delibera della giunta di Capaccio che addirittura si opponeva al progetto, per cui la provincia avrebbe dovuto ascoltare da prima queste voci e dar corso a questo famoso tavolo di concertazione che non si è mai tenuto, seppur annunciato più volte dal sindaco, dal presidente della provincia Campo, da Servalle, e non da ultimo dal presidente della regione De Luca. Quindi noi ci aspettiamo che adesso il nuovo presidente della provincia, Michele Sianese, dia corso immediatamente a questo tavolo di concertazione e recepire per quanto possibile le proposte che stanno sul tavolo già da diverso tempo, da diversi anni, sia del Comitato Rinascimare, sia del professor Ortolani, che ha redatto una relazione di modifica e miglioramento del progetto. Senti, per quanto riguarda Battipaglia e Eboli invece, la situazione com'è? Che interlocuzione c'è stata con questi comuni? Allora, nel 2017 si è tenuto un convegno alla provincia, organizzato dai Lions, dove hanno partecipato sia il sindaco di Eboli, sia il sindaco di Battipaglia francese. E, loro hanno dato una disponibilità a chiarire, ma al di là di questo non c'è stato un impegno concreto da parte delle amministrazioni di andare a fondo. C'è anche da dire che quel tratto di costa non è al momento interessato, perché è andato a bando solo il primo lotto che riguarda Ponte Cagnano, dove abbiamo un problema anche di sicurezza in quanto l'erosione è estremamente spinta, anche grazie, e questo ce lo dicono gli esperti, alla Marina di Arighi che in pratica ha bloccato il flusso di sabbia verso Ponte Cagnano, accumulando tutta la sabbia davanti alla colonna Gian Giuseppe, proprio a ridosso, diciamo, del porto.